Dunque, abbiamo visto qualitativamente cosa succede con la rifrazione, questa deviazione della luce quando passa da un mezzo trasparente all'altro, deviazione che non c'è quando la luce arriva perpendicolare, tira dritto, ma man mano che arriva con un angolo di incidenza sempre maggiore, invece di continuare diritto, subisce una deviazione, tanto più marcata quanto è più grande l'angolo di incidenza. Ma di quanto è questa benedetta deviazione? E qui non so come ci sono riusciti secolo, dunque questa è roba che già si conosceva addirittura forse nel 600 ai tempi di Galileo, perché le lenti con occhiale eccetera si usavano. Comunque dal metà 600 in poi, quando il fenomeno è stato studiato man mano dai fisici, dagli ottici, qualcuno si accorse di una cosa, cioè immaginiamo di prendere una bella circonferenza divisa in quattro quadranti dove noi abbiamo questo fenomeno per cui un raggio che arriva da questa direzione qua con un certo angolo di incidenza I, invece di andare diritto va a finire qua, con un angolo di rifrazione diverso e più piccolo. Qualcuno si è accorto facendo tante misure, perché poi qui questa cosa si può provare adesso molto più facilmente con le pennine laser che fanno il raggio bello netto, eccetera, ma anche ai tempi di Galileo, di Newton, era possibile avere dei raggi di luce magari provenienti dal sole, guidati in maniera da provare a fare delle misure, farsi una tabella per esempio ad ogni angolo incidenza che angolo di rifrazione corrispondeva. Alla fine qualcuno si accorse che c'era una cosa che rimaneva costante, e cioè il rapporto fra questo segmento e questo. Cioè, supponiamo qui, tanto per fare un esempio banalissimo, qua io combinazione l'ho disegnato, una di 10 centimetri, l'altra di 6. Quindi questo qui è il 60% di quello là. Ecco, si accorse qualcuno che questo rapporto, questo percentuale, in questo caso il 60%, rimane tale sempre. Cioè, se io piglio un altro angolo, c'è di nuovo un certo angolo di rifrazione, ma il rapporto da questo segmentino e quell'altro è sempre il 60%. Ovviamente, se io arrivo dritto, il 60% di zero è comunque zero. Quindi questo quadra anche col caso perpendicolare. Quello che succede è che questi due segmentini che ho segnato e evidenziato in rosso rimangono costanti. Ora, in trigonometria una situazione del genere, prendendo il raggio di questa circonferenza unitario pari a 1, questi due segmenti hanno un nome, sono esattamente il seno dell'angolo a cui sono associati. Quindi questo signore qua è senin e questo signore qua è sen r. Funzione trigonometrica che si ritrova in tante situazioni fisiche e in questa ha questo ruolo particolare, cioè il rapporto. Per esempio, qui è venuto il 60%, facciamo il contrario, questo su questo che viene 1, dunque per essere l'inverso di 0,6 sarà 1, scusate, mi sono perso. Allora, se faccio 1 diviso 0,6 viene l'1,67, quindi una volta virgola 7 quasi l'altro, quindi sen i fratto sen r vale questa costante. Adesso mettiamo costante e poi vedremo anche che cos'è. In questo caso di questo disegno vale 1,67 circa, quindi circa 3 un po' più di 3 mezzi, e questa qui, questa legge che mi dice che questo rapporto è costante,
è stata proposta da un tale che si chiama Snell. E quindi legge di Snell, quella che dice che il rapporto dei sen dell'angolo di incidenza e dell'angolo di rifrazione è una costante, e in più si può precisare, è una costante che si può chiamare n, numero. Infatti uno dei modi per identificarlo è quello di chiamarla n, numero. Però questo vale solo se si presuppone di arrivare dal vuoto. Dal vuoto arrivi in questo mezzo trasparente e hai questo rapporto costante. In realtà se viaggi tra due mezzi trasparenti, quindi ciascuno con le sue caratteristiche, non il vuoto, devi considerare i cosiddetti indici di rifrazione e il rapporto è uguale proprio, il rapporto sen i su r, il rapporto tra l'n del mezzo dove c'è la rifrazione e l'n di i del mezzo dove avviene l'incidenza. Sono al contrario, quindi sen i fratto sen r uguale n di r fratto n di i. Quando io arrivo dal vuoto, l'indice di rifrazione del vuoto vale 1 e quindi questo qui è come se non ci fosse, quindi il termine è soltanto l'nr, che nel nostro caso è una cosa tipo 1,67. Si dice che questo mezzo ha un indice di frazione di 1,67, se dal vuoto o dall'aria, che è praticamente uguale, avviene questa incidenza, questa immissione di raggi all'interno di questo mezzo. E a questo punto facciamo un ultimo sforzo e andiamo a vedere, per esempio, dei valori di questi indici di rifrazione per vari mezzi trasparenti che conosciamo. Per esempio, intanto il vuoto, detto, allora l'indice di rifrazione del vuoto è 1. Indici di rifrazione vuoto 2 punti 1,00, esatto. Poi c'è l'aria o altri gas. L'aria ha un indice di rifrazione che è praticamente 1 più un 3 per 10 alla meno 4, quindi 3 decimillesimi, cioè è diverso da quello vuoto di pochissimo, di 3 decimillesimi, quindi lo 0,3 per 1000. E poi invece abbiamo l'acqua, che è un bel numeretto. L'acqua ha un indice di rifrazione di circa 1,33, ovviamente questo è un bel circa. Il plexiglass. Il plexiglass è un circa 1,4 o 5. Il vetro, ce ne sono vari tipi, varie qualità, è circa 1,6. Poi ce n'è da 1,5, sono vari. E poi quello che ha l'indice di rifrazione più alto, quanto mi risulta, è il diamante. Il diamante addirittura 2,4. Che cosa vuol dire? Che i raggi di luce dentro una pietra preziosa come il diamante hanno delle deviazioni tali da fare degli effetti ottici irriproducibili. Tu, se fai un diamante finto col plexiglass, non ha lo stesso effetto, perché la luce non devia così tanto. Cos'altro c'è da tirare fuori una volta che vediamo la legge di Snell, abbiamo capito questi indici di rifrazione cosa sono? C'è da riflettere su un fenomeno che viene fuori già nel caso dell'acqua, se io faccio questa riflessione. Allora, abbiamo visto che quando io ho il mio raggio che entra con un certo angolo, più è grande l'angolo di incidenza e più c'è questa deviazione mostruosa, ok?
Questo vuol dire intanto che il raggio non continua mai dritto, ovviamente, più ti pieghi rispetto alla verticale, peggio è. Ma se io arrivassi proprio a quasi a pelo con l'acqua, con un angolo di incidenza quindi, che vale, quanto vale l'angolo di incidenza in questo caso? I uguale 90 gradi, no? Se io arrivo a quasi a pelo dell'acqua, o a pelo del vetro, se si tratta di una superficie di vetro o del diamante, io ho un angolo di incidenza di 90 gradi. Non continua diritto il raggio, come non continua in tutti i casi, subisce la sua deviazione, e l'angolo di rifrazione, chiamiamolo R massimo, si chiama angolo limite. L'angolo limite lo potrai ricavare dalla legge di Snell, nel senso che io so che l'angolo di incidenza I è 90 gradi, io ho la legge che mi dice sen I fratto sen R vale l'indice di rifrazione, supponendo che arrivo dal vuoto o dall'aria che è quasi come il vuoto. Se io metto I 90 gradi, sen di I fa 1, quindi ottengo, quando questo è max, l'indice, la situazione, se I è 90, R è max, quindi mettiamo pure qui 90, se I è 90, R è l'angolo di rifrazione massimo che c'è, io ottengo 1 fratto sen di R massimo, che è uguale ad N. Dopodiché facciamo un giochino, mettiamo l'N sotto, abbiamo 1 su N, e il sen di R max sopra, sen di R max. Io ottengo una formuletta che tramite una calcolatrice scientifica oppure una tabella che mi dà i valori di sen per i vari angoli, trovo il valore R massimo, l'angolo limite, il cui sen è l'inverso dell'indice di rifrazione. Quindi nel caso dell'acqua, per dire, è 1,33 l'indice, basta che faccio 1 diviso 1,33, mi viene 0,75, quindi l'angolo che ha 0,75 come sen è l'angolo limite dell'acqua. E lo stesso si può calcolare col vetro, il vetro 1 diviso 1,6, prendendo un vetro che abbia 1,6 di coefficiente, 0,62 e rotti. Questo angolo limite non è tanto utile dal punto di vista di come entra un raggio, ma il contrario. Nel cammino opposto, che sapete, vi ho detto che è simmetrica la cosa, un raggio che faccia così e fa lo stesso percorso di un raggio che arrivi con questo angolo che se ne esce a un angolo all'esterno di 90 gradi. Quando faccio il cammino nell'altro senso, significa che io un raggio che arrivi da un certo angolo di rifrazione di questo genere se ne esce con un certo angolo, ma se prendo un raggio che va verso la superficie dell'acqua come se volesse uscire, non uscirà mai, perché escono quelli che arrivano con questi angoli qua, escono con i vari angoli corrispondenti, ma uno che sia inclinato di più subisce la cosiddetta riflessione totale, non se ne esce proprio. La cosa ha due aspetti: uno, il pesciolino che guarda verso l'alto. Allora, qui c'è il pesciolino che guarda verso l'alto, vede tutta una, diciamo, tutto quello che c'è sopra l'acqua, senza distinzioni, però lo vede in un cono, in un angolo di visuale minore di 180 gradi. Tutto il resto, se guarda in questa direzione, vede il riflesso come se fosse uno specchio. Infatti, se voi fate caso dalla piscina, dal mare è un po' più difficile perché le onde sono troppo movimentate, ma da una piscina senza tanto movimento, se con la maschera guardate verso l'alto, la parte più lontana è proprio uno specchio, tu non vedi fuori le cose più vicine alla verticale, quelle lontane vedi proprio uno specchio. Altro esempio di uso della riflessione totale, ci sono per esempio nei binocoli, quelli compatti che hanno il percorso ottico che fa avanti e indietro con dei prismi, no?
se avete fatto caso, i prismi usati sono di questo tipo qua, sono dei prismi con la luce che fa sto scherzo qua, arriva qui, entra in questa superficie a 45 gradi, viene riflessa sull'altra superficie e torna indietro. Un paio di questi prismi permettono al binocolo di essere, invece che lungo così come un cannocchiale, di essere compatto. Sono messi orientati a 90 gradi. La cosa interessante è che questi prismi, che servono semplicemente per deviare la luce e farla tornare indietro, a fare più strada di quello che lo spazio consentirebbe, non hanno bisogno di avere la superficie ricoperta, da, per esempio, dallo strato di mercurio o di metallico che hanno normalmente gli specchi per assicurare la riflessione. Lo specchio è un vetro che da una parte ha ricevuto un deposito di qualche metallo o in altri casi comunque un deposito di una sostanza che impedisce alla luce di continuare, ma causa la riflessione. Un prisma di questo genere, per il coefficiente per l'indice di rifrazione che ha il vetro, non ha bisogno di essere verniciato, ricoperto di uno strato anche solo micrometrico di metallo per effettuare la riflessione. La riflessione avviene in modo automatico, è una riflessione totale che comunque il vetro assicura per il suo indice di rifrazione. E un ennesimo esempio sono le fibre ottiche, quei fili sottilissimi di materiali tipo plexiglass che servono per incanalare la luce, farle fare chilometri, portando eventualmente segnali o cose varie, o semplicemente segnali luminosi se vuoi fare una cosa decorativa. Nella fibra ottica il raggio è intrappolato dalla riflessione totale, cioè non c'è bisogno della fibra ottica di rivestirla di qualcosa che faccia sì che il raggio non esca, il raggio proprio non esce. Il raggio ha continue riflessioni sui bordi che su questo meccanismo di riflessione totale sono assicurati dall'indice di rifrazione e non da una particolare superficie riflettente. E con questo siamo beccati altri 17 minuti e penso che vada bene per questa parte qua. Via!